come casi senza voce. No, ma ce l'ho. La dovete lavare. L'amore è un sentimento intenso. Scusa un po', scusa, ma... Che vuoi? Da parte di chi è sta lettera? La lettera è indirizzata a mia sorella catata, ai figli e a Pierino, il mio caro cognato. Ma? Da chi? Da chi? Ma la sorella? Ma non lo so dire! Ma non lo so dire! Silenzio! Allora, voglio cominciare! L'amore è un sentimento intenso ed è proprio vero che quando è forte affronta sicuramente tutte le intemperie coniugali. Io sei YouTube, però. Vai, va! Oggi, con pochi giorni di anticipo, siamo tutti qui e per prima cosa vogliamo ringraziare Peppino, Tonino, Maria, Loredana con le loro famiglie per averci voluto qui e la mano a trema. E la mano a trema. No, per festeggiare con loro il 50° anniversario di matrimonio dei loro genitori. Ma facciamo più ammorfiare. Come hanno fatto? Bene, questa è una domanda con una risposta ben precisa. Infatti, il 23 aprile 1959 hanno giurato di amarsi e rispettarsi per tutta la vita e da quel giorno hanno mantenuto quella promessa. Oggi ci congratuliamo con grande gioia con Pierino e Catata per aver saputo combattere non una guerra letterale ma una guerra mentale. Superate con grande difficoltà, scusate, mi è qualche ripetizione, ma io... anche i momenti di tristezza sono stati superati con coraggio e determinazione e sempre pronti ad andare avanti. Gli applausi di 50 anni fa continuano ancora oggi e sono più validi di ieri. Infatti tutti insieme vogliamo applaudire Pierino e Catata per augurare loro un po' di salute e serenità.